nuova puntata di Chef in Cucina. Anche oggi vi saluto e con grandissimo piacere ci tengo a sottolinearlo insieme al nostro Lorenzo Pace, direttamente dal ristorante Wine & Wine di Pescara, prontissimi per una nuova ricetta che è davvero tanta roba oggi. Buongiorno a tutti. Allora Lorenzo, vedo tanti elementi che mi fanno pensare alla tradizione. Sì, sono tanti elementi alla tradizione, diciamo un po' alla tradizione natalizia. Sì. In un unico piatto ho voluto racchiudere due piatti tradizionali, cioè le conosciutissime scrippelle in busse e il piatto simbolo che non può mai mancare in un pranzo di Natale, in Abruzzo chiaramente, che è il brodo con il cardo. Con questi due piatti della tradizione ne ho creato uno soltanto, aggiungendo un ingrediente importante, molto utilizzato e anche di grande pregio e qualità, che è il peperone secco di Altino. E quindi hai creato una ricetta perfetta per questa giornata, perché oggi è la festa dell'Immacolata e proprio da oggi comincia ufficialmente la stagione del Natale, quindi non potevamo trovare una ricetta migliore per la giornata di oggi. E allora, certo, cominciamo. Allora, cominciamo. Qui abbiamo le classiche scrippelle, le scrippelle che conosciamo tutti. Anche loro sono protagoniste del pranzo di Natale. Certo, uova, farina, acqua, un po' di olio e sale. Faccio una piccola precisazione: la differenza tra scrippelle, che sono quelle abruzzesi, e le crepe. La differenza sta proprio in questo elemento, nel fatto che nelle crepe viene messo il latte e il burro, mentre nelle scrippelle nostre abruzzese vengono messe l'olio e l'acqua. I due elementi principali restano sempre gli stessi, che sono le uova e la farina. Hai fatto benissimo a fare questa precisazione, perché si fa sempre confusione. Sto facendo le crepe, cioè le scrippelle. No, sono due cose diverse. E quindi davvero questa pillola di saggezza è importante, grazie Lorenzo. A questo impasto di scrippelle, praticamente, lo vedete qui leggermente rossastre, ho aggiunto il peperone secco di Altino, peperone secco frullato, fatto rosolare nell'olio e poi versato nell'impasto delle scrippelle, poi fatto classicamente proprio la crepe nel padellino, girato alcuni minuti da entrambi i lati e poi fatte raffreddare. A questo punto preparo l'impasto del cardo cacio e uovo, per cui l'uovo sbattuto, a quest'uovo si aggiunge del formaggio. Che formaggio stai utilizzando? Stiamo usando un pecorino di Farindola. Fantastico. Per cui facciamo un'amalgama in questo modo. Si può aggiungere qui anche della noce moscata, della buccia di limone, a seconda del gusto. Sono elementi che si abbinano bene a questa preparazione. E poi all'interno verso del cardo pulito, tolto i filamenti e lessato. Per cui, come avviene sempre nel classico cardo con le uova e il formaggio per fare il brodo. Esattamente nello stesso modo. Nello stesso modo. A questo punto bisogna strapazzare queste uova. Ah, ok. Perché altrimenti non starebbero infatti, all'interno. Infatti, mi stavo chiedendo, ma adesso come lo metto? All'interno della crespella. Per cui nella casseruola mettiamo dell'olio, come se dovessimo fare una frittata. E si versa all'interno questo composto. Sai che mi piace moltissimo questa tua decisione di unire due elementi della tradizione, non è facile. Basta fermarsi un attimino e riflettere, pensare, insomma non è nulla di... Poi la tradizione, Lorenzo, ci insegna sempre tante cose. Certo, noi certo. Noi diciamo certo. Sempre, non si può pensare di avvicinarsi alla professione del cuoco senza conoscere, io dico, sua maestà, la tradizione, perché poi da lì si parte. Come costruire una casa senza le fondamenta, non si può reggere. Stessa cosa
per questa professione. È importante conoscere la tradizione e il passato per poi poter creare l'evoluzione in cucina. Assolutamente. Per cui in questo modo abbiamo queste uova strapazzate. Non dobbiamo realizzare una frittata. Quindi non devono cucinare. Leggermente bavose, però cotte. A questo punto si può farcire la crespella. Che sarebbe l'italiano di scrippella, crespella, sì, giusto? Sì, sì, la scrippella. Perché scrippella è un termine dialettale, crespella certo. È il termine italiano corretto. Certo. Però noi siamo in Abruzzo e ci piace dire scrippella. Ci piace dire le scrippelle e lo perché diciamo. Le scrippelle sono le scrippelle in busto. No, oh, è giusto così. Per cui facciamo questa operazione e si realizza una sorta di cannellone. Sì. In questo modo. Facciamo così, aderire bene a questo punto. Voi cuochi fate sembrare che è tutto facile. Come in ogni professione, insomma, quando si fanno delle cose quasi sempre si acquisisce manualità. Per cui tagliamo dei tronchetti in questo modo. Sì, che carini. Li possiamo mettere anche uno vicino all'altro per cercarli di fare in modo uguale. Chiaramente le cose artigianali non sono sempre precisamente uguali, però insomma. E anche cerchiamo. Questo è il bello dell'artigianalità. Ecco, abbiamo realizzato i nostri cannelloni. Ma quanto sono carini, Lorenzo. Poi li mettiamo così nel piatto. Ah, in verticale. Uno vicino all'altro e sì, così facciamo vedere il cardo caceolo. Sì, mamma mia, secondo me in tanti prenderanno spunto da questa ricetta. E a noi ci fa piacere perché questo è anche il nostro obiettivo. Cioè rifatela, cioè, a casa perché è facilissima. Di far conoscere, di dare spunto. Esatto, fare creare anche una cultura in questo senso. Assolutamente sì. E adesso andiamo ad aggiungere il brodo. Un brodo che tutti sicuramente sanno fare. Un brodo di gallina, per sì, cui acqua, tradizione. Sedano, carota, cipolla e un chiodo di garofano, l'acqua, la gallina precedentemente pulita, spiumata bene e con l'aggiunta di una piccola stecca di cannella che anche sì. Questa è la particolarità del brodo abruzzese. È vero. Si lascia cuocere per diverso tempo, non dico quanto perché come in ogni cosa dipende dalla quantità. Se facciamo mezzo chilo di gallina con 5 litri di acqua, il tempo di cottura saranno 2 ore e mezza. Se la quantità è maggiore, chiaramente va proporzionata alla quantità di brodo. Per cui successivamente alla cottura va filtrato il brodo in un panno di lino in modo da renderlo limpido. Quando il brodo è caldo e bollente lo versiamo. Possiamo versarlo anche sopra nel piatto e abbiamo questa versione composita di scrippelle in bus con il peperone di Altino e il cardo caceovo. Allora io lo faccio perché i nostri telespettatori sanno che cosa significa quando lo faccio. Mi inchino a questo piatto, Lorenzo, i miei complimenti. Oggi davvero, vabbè, anche gli altri giorni, però oggi sarà perché entriamo proprio nel pieno dell'atmosfera natalizia, sarà che qui abbiamo tanti elementi e sarà che c'è la tradizione. Io questo piatto lo considero emozionante ed è anche un'ottima alternativa per preparare un pranzo di Natale diverso, ma rimanendo fedeli alla tradizione, la dimostrazione che per creare un piatto nuovo non bisogna stravolgere poi tanto. Abbiamo tutti gli elementi per poterlo fare. Grazie Lorenzo. Grazie a voi. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con Chef in Cucina e Quotidiano. Ci vediamo domani, sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Oh Marco, sì. Che è? Il cellulare nuovo? Sì, l'ho appena preso, una bomba ragazzi. Figo! Che modello è? Wi-Fi Nokia. Eh? Wi-Fi Nokia. Sono tre insieme? Si sono fusi. Ma. E c'era le app? Ce l'ha tantissime. Bravo. C'è un'app pazzesca, si chiama Boomerang. Eh? Boomerang. Ah, fammi vedere. Sono due, che cazzo! Funziona, eh? Funziona! Gli ha rotto la testa. Thank you.
Tutta la magia del Natale da Febo Garden. Federe interattive, federe parlanti, tovagliette romantiche e copri piumini per le tue idee regalo originali, solo da Febo Garden.